caciucco. Lasciatemi far due chiacchiere su questa parola, la quale forse non è intesa che in Toscana e sulle spiagge del Mediterraneo, per la ragione che nei paesi che costeggiano l'Adriatico è sostituita dalla voce brodetto. La confusione di questi simili termini fra provincia e provincia in Italia è tale che poco manca a formare una seconda Babele. Dopo l'unità della patria, mi sembrava logica conseguenza il pensare all'unità della lingua parlata, che pochi curano e molti osteggiano, forse per un falso amor proprio e forse anche per la lunga e inveterata consuetudine ai propri dialetti. In questa ricetta si esplicita il programma linguistico di Artusi, che sceglie, come Manzoni, il fiorentino parlato, colloquiale, che diventerà la lingua italiana, e il suo prezioso contributo al farsi degli italiani, non solo dal punto di vista gastronomico. Benvenuti in casa Artusi, siamo in una scuola di cucina. Io sono Carla, maestra della scuola di cucina, e oggi vi preparerò la ricetta 455 caciucco. Si chiama così caciucco in Toscana, ma sulle coste dell'Adriatico lo chiamiamo brodetto. È una delle ricette più tradizionali che abbiamo nell'area del Mediterraneo. Ecco i nostri ingredienti per la ricetta: cipolla, aglio, prezzemolo, sale, pepe, salsa di pomodoro, olio evo, aceto e questo magnifico pesce. Andiamo nel frattempo a fare un battuto con la nostra cipolla, e in modo che un battuto molto fine, ci consiglia Pellegrino Artusi. Quanto poi si dovrà sciogliere sotto i nostri denti, e anche durante la cottura vedremo che diventerà veramente una consistenza delicatissima. Facciamo questo battuto e allo stesso tempo siamo pronti per... Prendiamo una padella, versiamoci l'olio, una base di olio extravergine di oliva italiano, anche una sua aromaticità molto intensa. Versiamo qualche foglia di prezzemolo, due spicchi di aglio, come ci consiglia la ricetta, e nel frattempo che si stanno insaporendo, noi continuiamo a tagliare la nostra cipolla, sempre in maniera veloce, così che non possiamo perdere tempo e riusciamo ad essere pronti velocemente per i nostri ospiti. Si sta insaporendo, qualche minuto ancora, e andiamo a versare la nostra cipolla. Lasciamo cucinare tranquillamente per alcuni minuti. Sentiamo già il profumo dell'olio. Qualche minuto che si imbiondisce la cipolla. Noi utilizziamo una passata di pomodoro, ma si possono utilizzare anche dei pomodori a pezzi per caso? Certo, e Pellegrino Artusi ci consiglia sempre innanzitutto pomodoro a pezzi o conserva, perché sono le due versioni che propone sempre, ma soprattutto di fare attenzione alla stagionalità. Una stagionalità che è sia del territorio e soprattutto anche appunto per prodotti più freschi e più vicini a noi. La cosa importante poi, quando andremo ad aggiungere il pesce, farà la differenza la stagionalità per le qualità di pesce e varietà di pesce. All'interno della Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene c'è addirittura un'introduzione che precede appunto il capitolo dedicato al pesce, in cui Pellegrino Artusi ci spiega proprio le qualità e le caratteristiche, oltre alla stagionalità, in cui utilizzare questo pesce dell'Adriatico o appunto della parte toscana. Intanto noi andiamo a aggiungerci la nostra salsa, così, di pomodoro, e lasciamo cucinare.
possiamo cuocere per qualche minuto. Aggiustiamo di sale e pepe. Qualche minuto in modo che la nostra salsa di pomodoro si cuoce e si rapprenda un po'. Andiamo a togliere l'aglio perché la nostra salsa è cotta, ha già cambiato densità, quindi possiamo togliere i due spicchi di aglio. Poi bagniamo col nostro aceto come ci indica la ricetta. Qualche minuto ancora. Lasciamo sobbollire e iniziamo a versarci il nostro pesce. Il nostro pesce dell'Adriatico che ci indica Pellegrino Artusi, del Palombo, trancio di Palombo, sogliole, pesce cappone, biozzi, molto delicati e soprattutto molto saporiti per il nostro brodetto. E andiamo, le nostre triglie, anch'esse delicatissime ma buonissime. Ed ecco le nostre canocchie o cicale di mare. Quindi è tutto pesce del nostro Adriatico, hai detto? Pesce assolutamente del nostro Adriatico. Teniamo sempre presente la stagionalità del pesce, importante che ci viene anche raccontata dalla scienza in cucina, in modo di poter usare il pesce migliore nel periodo migliore, soprattutto per le caratteristiche organolettiche. Sale, un po' di pepe, un filo d'olio e lasciamo leggermente sobbollire in modo che non siano cotture troppo veloci, anzi delicate, perché il pesce veramente non serve un tempo di cottura lungo, ma sobbollire piano. Il nostro brodetto è pronto, la salsa si è rappresa, si è cotta e andiamo a togliere i nostri pesci che lo compongono, le canocchie, i ghiozzi, il palombo, qualche nostra triglia. Andremo il nostro pesce cappone, e una sogliola. Poi andremo a prendere la salsa per servirla a parte, come ci indica Pellegrino Artusi, con delle fette di pane. Questo è il nostro cacciucco, la ricetta 455, cacciucco, dalla scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, accompagnato con la salsa di pomodoro e il pane. Grazie, arrivederci dalla scuola di cucina di Casa Artusi. A proposito del cacciucco, Pellegrino Artusi fa una precisazione.
Tornando al caciucco, dirò che questo è naturalmente un piatto in uso più che altrove nei porti di mare, ove il pesce si trova fresco e delle specie occorrenti al bisogno. Ogni pescivendolo è in grado di indicarvi le qualità che meglio si addicono a un buon caciucco. Ma buono quanto si voglia, è sempre un cibo assai grave e bisogna guardarsi dal farne una scorpacciata.